Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Dario Monaci, che mi chiede di parlare del film del 1995 di Jeannette Eccaro, quindi di produzione francese, La città perduta, film che è uscito anche da noi 2 o 3 anni dopo, film molto particolare dopo Il grandissimo Delicatessen, in questa grande coppia di registi prima di dividersi gira quest'opera straordinaria ambientata in un futuro prossimo dalle visioni cyber e steampunk a livello visivo, e la storia è abbastanza semplice seppur complicata nell'intreccio. In questo mondo futuro praticamente c'è questo crank che praticamente non può sognare, che usa questi ciclopi, ovvero degli uomini ciechi, per rapire dei bambini ai quali praticamente il nostro ruba il cervello risucchiandole per prendere i sogni, dato che lui non può sognare. Tra i piccoli bambini che sono stati rapiti c'è Dan Ray, che è praticamente il fratellino adottivo del gigante buono Juan, interpretato benissimo da un grandissimo Ron Perlman, che insieme alla piccola Miette di 9 anni decide insomma di trovarlo, sconfiggere Crank e riportare tutta la normalità. Da questo è un film da cui è tratto tra l'altro 2 anni dopo anche un videogioco, La città dei bambini perduti, che però è il titolo originale del film. Qui un'altra volta Jeannette e Caro dimostrano di avere una messa in scena straordinaria a livello tecnico, dei movimenti di macchina perfetti, un'atmosfera lugubre, incredibile, questa favola nera goticissima che passa attraverso appunto a questi ciclopi che però non possono vedere, attraverso poi una serie di avvenimenti uno più bello dell'altro. I nostri riescono a mantenere il ritmo sempre costante, non è mai veloce, riescono a creare dei costumi e delle scenografie fantastiche, abbinate a una storia intrigante e intelligente appunto sulla paternità, sull'idea del sogno, del ricordo. Ed è un film che a me prese tantissimo, prima di tutto proprio perché ha delle musiche anche che rendono veramente giustizia all'opera. Per uno come me trovarsi di fronte a una regia così piena di inventiva, con questi personaggi così strambi, strampalata, una storia così originale e particolare, è veramente sempre manna per me, senza contare gli effetti speciali che sono veramente bellissimi, per niente dozzinali, e abbiamo delle invenzioni straordinarie come la scena dei cloni che ballano la rumba, le pulci assassine, le sorelle siamesi, tutto mescolato in questo viaggio, in questa specie di sogno in realtà però nitidissimo che la nostra piccola insieme al nostro gigante faranno appunto per liberare il piccolo dalle grinfie del crudele Crank. Poi insomma questa ambientazione portuale, quest'acqua sempre presente, questi colori verdi, questi colori tagliati, questo senso proprio di a volte di gotico mescolato al pop alla Mario Bava, a volte di espressionismo, a volte di completa follia bunneliana. Per me questo è un grande film, uno di quei film che non bisognerebbe lasciarsi scappare. Grande storia, grandi attori, grande regia, grande tecnica, per una narrazione però che è intensa, che ci parla dei bambini, ci parla della morte, ci parla della trasformazione in modo così semplice eppure così diretto, come ho detto, con degli attori in formissima e con un'idea proprio di messa in scena che era assolutamente originale, quella dei Jeannette Eccaro, insieme a un fantasy meraviglioso, un film dark, sì, un film cupo, sì, ma anche pieno di tenerezza, pieno di affetti e pieno di voler, di voglia di grande cinema, perché qui, come ho detto, si spazia da Méliès arrivando fino a Lynch. Nel mezzo poi c'è di tutto quello che era e faceva grande il cinema di Jeannette Eccaro, ovvero la loro follia surreale, la loro voglia grottesca di portare avanti una storia e anche la loro tecnica così particolare e sempre originale. Quindi per me questo è un filmone assolutamente da non perdere. Io ho il mio DVD, non so se c'è sempre metto il link Amazon qua sotto, andate giù per ordinarlo, venite su Patreon se volete dare una mano per donare qualcosa, ma soprattutto se c'è scritto Jean-Pierre Jeannette Eccaro prendetevi tutto quello che potete, perché loro due insieme erano veramente una scheggia, come ho detto separati insomma, ma insieme erano una bomba, e questo film è qui a dimostrarlo.